Taser in arrivo per gli agenti della polizia locale di Arezzo. È infatti arrivato il via libera del Consiglio Comunale con un'integrazione al regolamento che disciplina l'armamento in dotazione al corpo. La modifica riguarda il regolamento delle armi perché fino ad oggi la città di Arezzo, pur essendo un importante capoluogo di provincia, non aveva un regolamento solo per le armi, ma le armi venivano trattate in 5-6 articoli del regolamento che riguarda il corpo della polizia locale, ovviamente. E noi abbiamo ritenuto necessario rivedere il tutto, intanto per quanto attiene soprattutto all'attenzione che l'amministrazione deve porre nell'avere uomini armati all'interno del corpo della polizia. Non ultimo, che poi è stato penso anche il grosso elemento di dibattito all'interno del Consiglio Comunale, la dotazione per 6 mesi in prova dal momento in cui i decreti attuativi verranno emanati della pistola a impulsi elettrici che è nota ai più come il taser. Le modifiche apportate dunque prevedono la possibilità di sperimentare l'utilizzo della pistola taser. Si è pensato al taser soprattutto perché voi sapete che nel campo di reazione da parte di un agente di polizia, qualunque polizia, si dice sono quattro: la capacità di interloquire, cioè la capacità della parola, l'utilizzo di forme quali la mazzetta di segnalamento o dello spray al peperoncino, e da questo spray o della mazzetta di segnalamento si passava direttamente all'arma da fuoco. Tutte le altre forze di polizia che non sono italiane hanno molto spesso in dotazione la pistola a impulsi elettrici, proprio perché è quella che ti permette di non arrivare immediatamente alla cosa più grave. Quindi è un elemento in più di deterrenza nei confronti di atteggiamenti violenti da soggetti pericolosi o che vogliono aggredire personale di polizia, sperando di non doverla mai utilizzare.